Ogni tanto qualche cliente mi dice: io vorrei bruciare tutto l'armadio, vorrei ripartire da zero e buttare via tutto. Ed è molto raro che lo facciamo, perché in realtà questa è una sensazione, non è un problema reale che è dentro l'armadio, che sono i vestiti. È più una sensazione nostra del chiederci: ma chi sono? Cosa voglio? Dove voglio andare? Quella roba che c'è lì. Voglio ripartire da zero, voglio ricrearmi da zero. Io sono Anna Venere e oggi vorrei proprio approfondire con voi questo aspetto, darvi un piano per se volete veramente rifare l'armadio da zero, farvi capire che non bisogna rifarlo completamente da zero. Perché il mio lavoro come consulente d'immagine è sì, insegnare alle donne come vestirsi in base alla propria forma del corpo, ai propri colori, però anche aiutarle a scorporare l'aspetto emotivo dell'armadio, prendersene cura e affrontare l'aspetto pratico di modo da essere veramente super super soddisfatte dei propri vestiti. Il problema qua molto spesso è che è troppo costoso rifare l'armadio da zero, cioè ripartire completamente da zero non sempre ne vale la pena. Ci sta avere un momento di epifania in cui diciamo: ok, tutte queste cose che sono nell'armadio non mi piacciono, ho fatto acquisti sbagliati, ho fatto acquisti low cost, ho fatto acquisti compulsivi, ho fatto delle scelte che ora non mi rappresentano più, ma non mi rappresentavano neanche quando le ho fatte, però ho sbagliato e vorrei ripartire dall'armadio. Il problema è che se noi veramente avessimo la possibilità economica di prendere tutto quello che è nell'armadio, tirarlo fuori, donarlo, regalarlo, venderlo e ripartire da zero, non risolveremo niente perché ripartiremo dalla fine. Cioè, molto spesso, e sono sicura che è successo anche a voi, non sono soddisfatta di cosa mi vesto, di come mi vesto, quindi cosa faccio? Compro degli altri vestiti. Invece, se volete rifare l'armadio da zero, se non siete soddisfatte di come vi vestite, prima bisogna fare un piano. Un piano. Il piano è molto personale ed è molto importante. È un piano dove partiamo da il mio corpo, mi piace, non mi piace, cosa mi piace, cosa non mi piace, quali sono i suoi pregi? Ci sono dei pregi? Certo che ci sono. Riesco a vederli da sola? Come valorizzarlo? Che significa? Come snellirlo? Se voglio snellirlo, come riproporzionarlo, se ho delle proporzioni, sproporzioni che non mi piacciono, come slanciarlo, se voglio essere più slanciata, come fare in modo che io sia soddisfatta di più di quello che sono adesso del mio corpo grazie a dei vestiti che magari riescono a minimizzare le parti di esso che non mi piacciono. Quali sono i colori che mi donano e come posso usare i colori per non dovermi fare una tinta che mi sta male, non dover andare sempre dal parrucchiere, potermi truccare meno e poter risaltare io e non il vestito. Avrete presente quando una si mette un vestito giallo fluo, bellissimo, dove vedete il vestito e lei neanche la vedete perché, ok, si vede solo il vestito e lei praticamente sparisce perché non sono colori che le donano, ma soprattutto sono colori che si vedono di più di lei, che la sovrastano, si dice tecnicamente. È tutto l'aspetto di quello che mi valorizza per poi chiedermi cosa mi piace, cosa voglio comunicare, chi sono io. I vestiti portano fuori quello che è quello che noi crediamo di noi, la nostra autostima, la nostra sicurezza, ma possono anche tirarla un po' più su questa autostima e sicurezza. Quindi rifare l'armadio da zero è questo. Cioè, potrei chiudere il video qua, non lo farò, vi darò degli altri consigli. Però è questo. Cosa mi dona? Cosa voglio? Qual è la mia vita? Come voglio apparire a me stessa prima che agli altri? Sono condizionata da quello che gli altri vogliono che io appaia? Come posso sentirmi più forte grazie ai vestiti? Più bella, più forte, più decisa, più serena, più me stessa? I vestiti sono alla fine come una specie di guscetto che ci ricopre, no? E ci deve coprire perché
magari d'estate con un costume potremmo anche andare in giro, ma d'inverno ci deve coprire, ci deve tenere caldo. Ma è anche un guscio che è molto vicino alla nostra pelle e deve riuscire a fondersi con la nostra pelle quel tanto che basta per parlare veramente di noi, per fare in modo che noi in questa pelle ci stiriamo e ci sentiamo noi stesse. Questa è la sensazione di voler rifare l'armadio da zero. È per questo che tra pochissimo, da gennaio, dall'8 di gennaio, partirà un nuovo percorso sul mio sito, tra le mie consulenze. È un percorso di trasformazione. Ho deciso di non avere più le consulenze singole sul singolo argomento, vestiti, colori, per avere la possibilità di seguire meno persone, ma più dal punto di vista personale, quindi uno a uno, attraverso sia call, ma singoli consigli, singoli compiti, singolo feedback continuo grazie a Telegram, per poter trasformare da non sono soddisfatta di me, di come sono adesso, grazie ai vestiti, ai colori, anche all'acconciatura, anche agli occhiali, tutto l'aspetto di una persona, l'immagine di una persona, di modo che le appartenga e si senta veramente più serena, più soddisfatta e più se stessa. Potete prenotarvi per la call gratuita per vedere se questo percorso fa per voi e per vedere se sono io la persona giusta per aiutarvi dall'8 di gennaio, e non vedo l'ora di darvi tutti i consigli. Nel momento in cui vi iscrivete alla newsletter vi arriveranno subito tutte le info. Ma tornando a come rifare l'armadio, io partirei da osservare in ogni singola categoria quello che può essere tenuto. Perché anche se avete cambiato taglia, le borse, le sciarpe, i cappelli, le scarpe, cioè magari avete cambiato taglia di scarpe, però magari le cinture vanno bene, magari i trucchi vanno bene, magari appunto i cappelli, magari dei maglioni, delle felpe, delle maglie, delle cose possono andare ancora bene. Quindi iniziare ad analizzare per categoria quello che volete tenere e iniziare a osservare il vostro corpo e chiedervi innanzitutto cosa volete dal vostro corpo, cioè come volete che appaia il vostro corpo. E non sto parlando di stile, sto parlando di forma, perché io potrei decidere che voglio lo stile goth romantico, ma potrei anche, perché mi piace visto da una foto, ma se non sono in questa fase di analisi di quello che mi sta e come mi sta, è importante che io decida, ok, voglio che il mio corpo, voglio che le mie gambe sembrino più magre, oppure voglio che il mio punto vita sembri più stretto, voglio che le spalle sembrino più piccole, quindi riempire un po' di volume le gambe. Ci sono tantissime cose che coi vestiti si possono creare come giochi ottici senza dover cambiare il corpo. Quindi, per dire, voglio allungare, scoprite che volete le gambe più magre, ma poi vi rendete conto magari che le gambe sono anche corte, quindi magari non serve snellirle otticamente, ma basta slanciarle, e non col tacco, con altri consigli. Quindi questa è una cosa importante anche per i colori. Capire cosa volete trasmettere coi colori. Io potrei essere una persona che magari ha una stagione mezza soft, comunque magari non chiarissima, un po' soft, ma decidere che voglio un aspetto più deciso, e quindi nella stessa palette di colori che mi donano scegliere degli abbinamenti che sono un po' più decisi, che mi danno un certo tipo di piglio. Ovviamente poi si devono fare dei bilanciamenti col trucco, perché se io sono molto soft e mi metto dei colori molto decisi, magari devo fare dei bilanciamenti, però si può fare. Quindi chiedervi cosa volete, e questo è il primo aspetto. Quando mi sono chiesta cosa voglio e poi guardo nell'armadio e capisco se queste cose hanno senso con quello che voglio, poi potrò anche andare a fare shopping, ma è l'ultimo aspetto, andare a fare shopping, l'ultimo. Quindi la cosa importante è questa. Nel momento in cui ve lo siete deciso, no, non andate a farvi una bacheca Pinterest, non andate a copiare gli outfit dalle altre persone, per favore, perché questo vi crea solo confusione. Nel momento in cui volete capire come stanno i vestiti sul vostro corpo e come risaltano,
Le prove dovete farle sul vostro corpo. È inutile guardare l'outfit fantastico di una persona che magari ha dei colori diversi dal vostro, una forma del corpo diversa dal vostro, dei lineamenti diversi dal vostro e quindi tutto non funziona. Perciò quello che c'è da fare è fare alcune prove su di voi, anche coi vestiti. Quando fate una prova di un outfit, di un abbinamento, di una gonna, non dovete infilarla e ah, non mi piace, sta, me la strappo. Ma ci vuole un momento di riflessione. Ok, il maglione largo su questa gonna non mi piace. Perché? Perché mi arrotonda la spalla, perché non mi segna la vita, perché mi si ferma sui fianchi. Ci sono mille ragioni. Nel momento in cui capisco che non mi importa magari che mi arrotondi la spalla o non mi segni la vita, ma non mi piace perché ha un elastico che si ferma sui fianchi, allora magari trovo un altro maglione che ha caratteristiche simili, ma non ha l'elastico di fondo che si ferma sui fianchi. Quindi le prove, mi raccomando, fatele su di voi. Rifare l'armadio non è mai rifare l'armadio da zero, ma è veramente un percorso che si collega tanto con la vostra autostima e con chi voi siete. Se volete avere notizie su questo percorso di trasformazione, avrò possibilità tra l'altro di avere anche un pagamento, pagamenti dilazionati una volta al mese. Vi consiglio di iscrivervi alla newsletter perché io sono super contenta di potervi finalmente seguire una a una, guardando nel vostro armadio, guardando le foto degli abiti indossati da voi, dandovi i singoli feedback ogni momento possibile. Noi ci vediamo quindi venerdì con un altro video. Ciao!